Punto, dopo i saluti di benvenuto, entriamo nel cuore dell'incontro e lascio lo spazio alla Lectio Magistralis del professor Gianfranco Tassitani, dell'Università La Sapienza di Roma, il quale è docente di igiene, quindi un tema, un argomento, una materia particolarmente congeniale alla prevenzione. Grazie signor moderatore per l'introduzione, grazie al COVID, apprezzati, distinguito. Devo dire che è tanto tempo e con Patrizia pensavamo di fare qualcosa insieme su questo master e oggi è l'occasione. Oggi con questo evento, questo convegno dei 20 anni COVID, oggi anche con la tristezza del lutto nazionale, che anzi internazionale direi, che colpisce il mondo intero e che anche offusca proprio il pensiero positivo di chi come noi lavora nella cooperazione, che rende più difficile il passaggio, forse. Per questo è ancora più utile vedersi e provare ad esprimere un pensiero positivo, velato ma positivo, sulla cooperazione, perché poi di questo devo parlarvi, di questo binomio, la cooperazione allo sviluppo e come tutto ciò avviene nella luce dell'odontoiatria. Per darmi un ordine, ho cercato fare lezioni, è complicato, poi uno si perde nei tempi, per cui il mio sommario è questo: vorrei parlarvi del diritto alla salute, dell'odontoiatria centrata sulla persona, della salute orale, di quella che è la dimensione epidemiologica del problema e poi della cooperazione. Questo è un po' l'ordine. Credo, cercherò di essere più rapido di quanto pensassi, perché mi pare che siamo abbastanza avanti col tempo, per cui vediamo. Partirei da questo articolo sulla Repubblica, Cronaca di Roma, devo dire, di quando, del 27 settembre. Cure più care, il dentista è un miraggio, così l'assistenza è accessibile a pochi. La crisi economica va a minare in qualche modo quello che è il diritto alla salute sancito in Italia dalla nostra Costituzione. Dico diritto alla salute, non alla salute odontoiatrica, lo dico in senso lato. Del resto la legge istitutiva del nostro servizio sanitario garantisce a tutta la popolazione, senza distinzioni di condizioni individuali o sociali, garantisce assistenza a tutti e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio sanitario. E questo deve essere la nostra guida, il diritto alla salute. Mi piace come la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, siamo al 48, insomma ormai è roba che dovrebbe essere consolidata, definisca la salute come il diritto alla salute, come il diritto a un adeguato livello di vita che assicuri a lui e alla sua famiglia la salute, il benessere, incluso il cibo, il vestiario, l'abitazione, l'assistenza medica, i servizi sociali, la sicurezza, tutto. Questa visione globale che ci apre a questa icona ormai che ha chiarito a tutti noi come determinanti di salute siano quelli che abbiamo studiato all'inizio, che io ho studiato nella notte dei tempi, nella logica, nell'approccio biomedico della salute, ma che oggi è un approccio più biopsicosociale, ci ha fatto capire assolutamente più ampio. Per cui occuparsi di stile di vita, delle reti sociali e di comunità, delle condizioni
di vita e di lavoro, ma ecco globalmente di condizioni socio-economiche, culturali e ambientali generali. Questo è il nostro target. Il diritto alla salute vuol dire garantire tutto ciò. E se parliamo di diritto siamo nel pensiero positivo, siamo nel pensiero illuministico, il discorso sulle origini, sui fondamenti delle disuguaglianze tra gli uomini. Jean-Jacques Rousseau certamente è la nostra matrice, la rivoluzione francese, il legislatore francese dell'anno terzo, 1794, afferma che la salute è un problema più vasto di quello clinico individuale, da affrontare non solo come risposta al bisogno dell'individuo biologico, ma anche come soddisfazione delle esigenze di uomini costitutivi di un tessuto sociale. Straordinarie parole. Codice napoleonico, che proprio codifica la visione illuministica e rende concreto il pensiero moderno. La rivoluzione industriale, i fumi inquinanti di Liverpool, la svolta dell'era moderno, in Inghilterra la legge sulla sanità pubblica 1848, dice la figura dell'ufficiale sanitario medico che si delinea, che troveremo anche nella nostra normativa, i grandi sconvolgimenti che hanno accompagnato quel periodo storico. Ancora oggi dire 48 significa successo qualcosa di grave, ma è il 1848. L'Europa in fiamme, Ottone di Bismarck che reagisce con durezza ai moti di piazza, il cancelliere di ferro, ma da lui nasce la visione di una legislazione sociale molto avanzata. Ancora oggi è il metodo di Bismarck, la visione assicurativa, quella che garantisce in molti paesi il diritto alla salute. Mi piace ricordare in questa università Giulio Guizzozzero, patologo generale a Torino, inaugurando l'anno accademico 1883-84, dice: voi udite e udrete sempre più parlare di questioni sociali, ma quando si tratta di bonificare terreni malarici, di costruire ospedali, di migliorare le condizioni igieniche dei quartieri operai, allora l'erario è esausto. Allora si grida ai quattro venti la necessità di ricorrere a nuove imposte. Quanto è moderno questa cosa? Ma al tempo stesso si trovano e si profondono milioni per rendere più teatralmente pomposa un'incoronazione come quella 5 anni prima del nuovo re Umberto I, per ricostruire più splendidi i palazzi dei parlamenti, come quelli romani recentemente restaurati, o per imporre a colpi di cannone il proprio protettorato a popoli come quello eritreo, che si vogliono sfruttare a beneficio di pochi affaristi. E devo dire che le perle che ci dà il passato sono sempre straordinarie, si fanno rileggere il presente. Ma in Italia, in quel periodo 1888, finalmente il Regno Unito produce una legge di sanità pubblica, la legge Crispi-Pagliani, Francesco Crispi, primo ministro, Pagliani, grande genista. E su questo tessuto della sanità pubblica, dove c'è l'ufficiale sanitario, i dispensari provinciali antitubercolari, dove nasce il laboratorio di igiene profilassi, nasce tutta quella rete di sanità pubblica. E a me piace ricordare che in Italia c'è una grande storia, una grande cultura, una grande civiltà in questo senso, e vedere smantellare il nostro sistema di salute, anche se sotto colpi forti come sono quelli della crisi economica, veramente è un delitto, non si può assolutamente.
La Grande Depressione la cito perché potremmo fare forse un parallelo. Quello che è successo allora, crisi del 29, poi per 5 anni, per 6 anni, c'è stato Roosevelt, la legge sulla sicurezza sociale, questo fa Roosevelt, grande presidente. Nasce il pensiero di Keynes, straordinario pensiero keynesiano che oggi, solo recentemente, solo nel momento di crisi, abbiamo rivisto affermare l'importanza dello Stato quale finanziatore, quale guida negli investimenti, almeno nei temi sociali e sanitari. Altro momento di coesione sociale, il Beverly Report, la legge sui servizi sociali, adesso legato sulle cure alla salute, sull'educazione, nasce nel 1942 in Inghilterra sotto i bombardamenti. Arriviamo al 1978. Almaata è una parola d'ordine, nasce qui la teoria che oggi illumina la cooperazione internazionale, la cooperazione allo sviluppo. E per fortuna ancora oggi ha valore, non vado avanti, non continuo col neoliberismo se no mi innervosisco, però magari riparleremo di come molte cose sono state poi smontate da queste grandi affermazioni ideali, da questa visione di diritto alla salute. Però la teoria della promozione della salute è straordinaria perché ci fa vedere come attraverso le sue strategie e le sue azioni cerca di lavorare sulla capacità degli individui per avviare cambiamenti sociali, ambientali ed economici, per aumentare la capacità di controllo delle persone, dei singoli e della comunità su ciò che accade, su ciò che interessa loro. Per cui la salute come diritto garantita dai servizi sanitari pubblici, dai sistemi sanitari inclusivi di assicurazioni sociali, lavora sulla salute come investimento collettivo, sul finanziamento giusto, in base al reddito, sull'universalità nell'accesso. Questi sono i temi forti che caratterizzano il nostro pensiero quando abbiamo una visione di salute rivolta al mondo, sull'erogazione dell'assistenza in relazione al bisogno. Può sembrare una cosa ovvia, ma non è così, non è ovvio, non è scontato. Nel mercato della salute non c'è sempre questa equazione, sulla gratuità delle cure al momento dell'erogazione. Questa cosa è quanto mai smentita proprio nei paesi più poveri, dove il pagamento out of pocket è la regola fondamentale. Per cui la lotta alle disuguaglianze, questa potrebbe essere un po' la conclusione di questa visione iniziale. Il diritto alla salute cosa vuol dire? Lotta alle disuguaglianze. Questo è quel codice etico che dobbiamo possedere, che ci coinvolge tutti come operatori della salute. Per cui assistenza sanitaria nell'accesso, nell'utilizzazione, nella qualità per tutti. Diritto alla salute. Vediamo adesso di focalizzarci più sull'interesse, sul focus di questo nostro incontro. L'odontoiatria centrata sulla persona. Devo dire che ci sono un po' di frasi che in realtà ho scritto per un testo di Stromenger e Garista proprio sull'odontoiatria centrata sulla persona, che ha questo titolo e che costituiscono un pensiero forte, un pensiero di una visione dell'odontoiatria socialmente impegnata. E partiamo dal concetto che parliamo di salute orale come un momento focale che allarga dal confine della visione odontoiatrica alla persona, al suo insieme.
dove ci rendiamo conto che attraverso il controllo delle patologie orali andiamo a scontrarci contro la disuguaglianza, contro quei problemi che in realtà ti impediscono di lavorare correttamente. Per cui dobbiamo allora mettere la promozione della salute orale nella prospettiva di sanità pubblica, cioè nel fatto che sia lo Stato a garantire, sia debba essere una garanzia del Paese, dello Stato, il consentire a tutta la popolazione, al singolo cittadino, di godere di questo diritto fondamentale, che è la salute orale. E per cui è l'insieme degli interventi di sanità pubblica che debbono garantire questo diritto. E allora stiamo parlando di imporre, cos'è la nuova missione della sanità pubblica? È garantire quegli equilibri complessivi che garantiscono salute. Gli equilibri che abbiamo imparato a essere corpo e mente, ambiente fisico e ambiente sociale. La visione salutogenica, la visione dei determinanti di salute, la visione cioè di non della noxa patogena, ma del potenziare l'individuo della collettività perché sappia guardare a se stesso e promuovere la sua salute. Le strategie nella logica di salute per tutti, e con questo termine chiaramente alludo alle strategie internazionali che entrano in questo titolo, fornire analisi epidemiologica, promuovere programmi e attività che siano centrati sulla salute, integrare la distribuzione dell'assistenza sanitaria nelle logiche di popolazione. Questo ci dice il WHO. Avere visione orizzontale non è facile intervenire nel nostro paese o in cooperazione avendo una visione globale, orizzontale, intersettoriale dell'intervento. È più facile andare per obiettivi specifici, ma è meno produttivo. Questo lo abbiamo imparato a capirlo. Avere una visione politica, le politiche per la salute. Non esiste sviluppo senza una visione politica. Creare collegamenti in rete, coinvolgere gli attori, i portatori di interesse, fare politica per una volta, capire in una strategia di salute per tutti che bisogna essere attori, catalizzatori, artefici, promotori di cambiamento. E cambiare non è mai facile. Cambiare in salute orale, allora capiamo meglio. Le malattie del cavo orale sono uno dei maggiori problemi di sanità pubblica perché hanno un'elevatissima prevalenza e incidenza, i dati epidemiologici lo indicano. E sono proprio la tipica esemplificazione di disuguaglianza perché vanno a colpire in modo privilegiato le popolazioni svantaggiate. Ecco perché la salute orale è una componente fondamentale del benessere delle persone, è di primaria importanza. Determinano dolore e sofferenza, invalidità, hanno un impatto negativo sulla qualità della vita, parlo di carie dentale, parlo di parodontopatie che risentono enormemente i determinanti di salute socioambientale, ma poi parlo più in generale quando parliamo di salute orale, di patologie maxillofacciali, per cui cancro della bocca e della gola, difetti alla nascita come il labbro leporino, la palatoschisi, cioè il complesso della salute orale, che è la salute della persona. I costi.
che è un tema importante da guardare dritto negli occhi. I costi, i trattamenti terapeutici e riabilitativi delle malattie del cavo orale sono estremamente costosi per i paesi industrializzati. Considerate che nei paesi ricchi la copertura pubblica delle patologie del cavo orale è limitata per questo motivo. Ovviamente nei paesi a basso reddito il problema è ancora più grave. Mi piace leggervi questo: parlare, sorridere, baciare, adorare, gustare, sputare e anche piangere per il dolore sono tutte attività correlate al buono stato del complesso cranio-facciale, per cui la qualità della vita è enormemente legata al nostro benessere, alla nostra salute orale, al nostro benessere orale. Con l'odontoiatria preventiva, in una visione importante, possiamo dire che riduciamo la mortalità attraverso la diagnosi precoce di malnutrizione, infezioni microbiche, patologie immunitarie, traumi, tumori della bocca. È un'osservazione privilegiata, è un modo di affrontare la salute comunitaria estremamente sensibile e importante. Qualche dato sulla dimensione del problema, li conoscete, vi ho portato qualche cartogramma del mondo per avere una rapida idea, per rileggerlo insieme, per capire dove è il bisogno, che poi è molto diffuso. Il bisogno di salute che è nei paesi industrializzati, nei paesi ricchi e nei paesi poveri, diciamola tutta, e con gli svantaggi che sono negli stessi paesi e poi a livello internazionale ovviamente nel confronto tra paesi ricchi e paesi poveri. Così, per fare un po' l'occhio, vi porto questi affascinanti world map che qui ci fanno vedere il livello di alfabetizzazione. I paesi più grossi sono quelli più alfabetizzati. Ma vediamo come poi la povertà invece rende grossi i paesi con basso livello di alfabetizzazione. Per cui qui Africa e Asia diventano estremamente grandi. E questi sono i dati sui dentisti. Guardate l'Africa come è diventata magra, è impressionante. E così, questo per entrare nella dimensione del problema attraverso la capacità di erogare poi i servizi attraverso l'operatore più qualificato che è l'odontoiatra. Invece in Europa l'accesso alle cure dentali in realtà è garantito il 92% ha accesso. Quando io guardo queste statistiche mi chiedo: ma questo 6% chi è questo che non accede? Perché l'altro 2% non si sa bene, è un dato non conosciuto. Ma questo 6% non è altrettanto grave in Europa? Questi sono i DMFT, per cui sono i dati, diciamo, di denti cariati, otturati, mancanti, su giovani adulti, dato mondiale. Vedete qui, diciamo, è considerato alto un DMFT di 14 come punteggio. Logicamente il dato è molto più basso nel DMFT fino ai, diciamo, ai 12 anni, i giovanetti, e da questo punto di vista le zone rosse sono di meno, ma altrettanto preoccupanti, altrettanto ampie, diciamo, non le rosse ma le gialle, altrettanto critiche. Vedete come la linea blu, quella in alto, indica i paesi ricchi. In realtà, per capire le mappe, perché la mappa ti dà una foto orizzontale, non riesci a decifrarla. Allora, vediamo l'andamento del tempo. I paesi ricchi, le carie sono di più. Sono stati i paesi
parlo sempre, dico Cari, ma parlo di DMFT, di dato, insomma, dato mondiale, naviga intorno a 3 negli ultimi anni. Vedete il DMFT, guardate la quarta colonna, l'Europa, così vediamo lo standard europeo e vediamo come le Americhe, la seconda colonna, siano francamente più alte. La sesta colonna, quella vicino al dato mondiale, è la colonna dell'Oceania, l'Australia. Gli edentoli, altro grande tema di sanità pubblica. Qui è molto variato, in realtà diciamo sopra i 65 anni i dati sono impressionanti. Il numero che vedete è la percentuale di popolazione anziana. E vedete in America, nel Canada arriviamo al 58%, nella regione del Mediterraneo occidentale 20, 30, 40%, il dato italiano 19%, in mezzo a tanti altri paesi. India, Cina, la Malesia colpisce, dati molto disomogenei. Io mi chiedo sempre perché ci siano tanta disparità nei paesi. E anche il range, sì, evidentemente oltre 75 anni sono più e anche sì, sono disomogenei e sono rivolti a popolazioni differenziate, sono i classici studi da WHO che cercano di darti un'idea, ma in realtà la qualità del dato è sempre povera. Però la dimensione del problema ce la siamo fatta. Questo è l'indice periodontale, periodontal, la M rimane dall'inglese, non riuscivo a dirlo in italiano. E guardate la quarta colonna, così vi fate l'idea Europa che conosciamo di più, per cui abbiamo questo indice sotto gli occhi, e confrontatelo come il dato America, quello che sconcerta di più da questo punto di vista. I tumori del cavo orale, vi ho cerchiato i tumori nei maschi, la linea viola indica la numerosità dei tumori nei paesi più poveri, la linea verde nei paesi più ricchi, per cui siamo al doppio. Siamo in una situazione di un rischio di ammalare che è doppio. Tumori della cavità orale. L'incidenza dei tumori del cavo orale nei maschi va a tappeto più o meno in tutto il mondo. Con dei dati che sono al limite della comprensione, però nel senso che io sono abbastanza convinto che l'assenza di dato, la non segnalazione del dato sia la spiegazione di alcune parti di questi cartogrammi. Questo è lo stesso grafico nelle femmine, dove nelle femmine il dato mi sembra più realistico in qualche modo. Questi sono i casi di noma, che è una patologia impressionante, drammatica, che colpisce popolazioni povere, dentrite. Ecco qui la chiara distribuzione Africa-Asia, però con focolai che si diffondono. Per cui, così, qualche riflessione sulla dimensione del problema. Appaiono le carie il maggior problema di salute orale nella maggior parte dei paesi industrializzati. Questo si capiva anche vedendo i dati che abbiamo scorso. E anche la patologia orale più diffusa in numerose nazioni asiatiche e latinoamericane. Contemporaneamente, vediamo queste cose. A
Aggiungiamo che in molti paesi a basso reddito l'accesso ai servizi odontoiatrici è limitato e comunque il mancato trattamento costituisce una maggior gravità, da una maggiore gravità di questa patologia, e che la caduta dei denti in molti paesi non viene affrontata in modo propositivo, perché è un segno di invecchiamento, non, è come non c'è una cultura dell'intervento attivo, del voler contrastare le dentulie dell'anziano. La maggior parte dei bambini presenta segni di gengiviti, tra gli adulti le malattie periodontali è molto ampia, periodontiti gravi derivanti dalla perdita dei denti sono presenti nella maggior parte delle popolazioni. Forse è un dato importante sui fattori di rischio. Nei paesi industrializzati è stato messo in evidenza come il fumo di tabacco sia il maggior fattore di rischio per la malattia periodontale, rischio attribuibile al 50% dei casi. Questo poi ci guida nelle logiche di prevenzione e di educazione. I tumori della bocca e del faringe sono forse la sfida più importante sui programmi di salute orale, per cui campagne di screening, questa è un'altra risposta che va data. Cancro orale è l'ottava causa di morte per cancro nel mondo, particolarmente alta negli uomini, con tassi molto variati. E anche qui correlazione con stili di vita, fumo, masticazione di tabacco, consumo di alcol, l'attenzione alle europlatie, per cui diagnosi precoce, odontoiatria preventiva. L'HIV. La comparsa negli anni Ottanta della sindrome dell'immunodeficienza acquisita ha ulteriormente messo in evidenza la comparsa a carico della bocca delle infezioni da candida, le ulcere, i sanguinamenti, le sarcoma di Kaposi e così via, per cui un nuovo disegno della nosografia prevalente. E nei paesi a basso reddito non riusciamo a avere dati, questo l'avevamo capito guardando le tabelle. Fino a un terzo della popolazione infantile esistono problematiche relative ai traumi, correlate all'attività sportiva, incidenti stradali, situazioni di violenza. E che anche questo è un altro tema di grande rilievo, di grande importanza, di grande drammaticità, e i costi, ovviamente, sono molto alti dove vengono affrontati. Maleocclusioni sono un ulteriore tema sul quale intervenire, perché causa di anomalie dentofacciali, causa di o si interviene con trattamenti ortodontici o questo è un altro enorme problema. È evidente che invece sulle anomalie craniofacciali, parliamo di malformazioni, la nostra capacità di intervenire sulla genetica è certamente più limitata, si ragiona più in termini riabilitativi. Questo per avere qualche, così, una idea della dimensione del problema, per scorrere insieme a voi. So che parlo fondamentalmente a esperti del però abbiamo riletto insieme alcuni punti. La cooperazione. Diciamo che, così per inquadrare il problema, mi piace ricordare l'ultimo documento a cui forse possiamo rifarci, che è la dichiarazione del millennio, perché gli 8 obiettivi del millennio sono in qualche modo, sono questi, il faro, la luce, la
dobbiamo rientrare. Ed è bello dire che cominciamo con la lotta alla povertà, che è la causa delle cause, il determinante fondamentale, quello strutturale, stare, chiamiamolo come vogliamo, ma che però poi esplicita tutto. Questi sono i principi guida delle iniziative di cooperazione, chi fa cooperazione, parlo al COI, conosce bene questi elementi, per cui il rafforzamento dell'appropriazione dell'aiuto da parte dei paesi con cui cooperiamo, la promozione della partecipazione di enti non statali, il coordinamento e complementarietà delle attività di commissione stati membri, il miglioramento della coerenza delle politiche, del mettere insieme i pezzi di cooperazione, il miglioramento della qualità degli aiuti. Esistono queste linee, si tratta di seguirle, perché poi tante volte le cose scritte sono belle. Ricordiamoci pure che siamo tenuti a investire lo 0,7% del nostro PIL sull'aiuto pubblico, di aiuto pubblico allo sviluppo. E questo dobbiamo andare al nostro governo a ricordarlo. Ricordiamoci pure che gli interventi devono essere intersettoriali, devono essere orizzontali, ne parlavamo prima, devono garantire la crescita della popolazione. Per cui interventi di promozione della salute, se rileggessimo questo ritroveremmo gli elementi di quello che vi ho letto prima dell'articolo 1 del diritto alla salute del 1948, perché poi questi temi sono consolidati ormai nella cultura prevalente. Ricito Almaata, non vi leggo la storica dichiarazione che ormai abbiamo imparato a memoria nella sua definizione, ma ricordiamocela, perché poi se la vogliamo anche ritradurre nei suoi 8 principi elementari. Io quando faccio lezione agli studenti mi piace farglieli leggere uno per uno, perché poi capiscono quanto debba essere aperta, quanto le cure primarie siano di tutto, no, siano non un aspetto sanitario in senso stretto, siano veramente i temi dell'ambiente, dell'assistenza, anche dell'educazione. E queste sono cose che non dobbiamo mai dimenticare, per cui le cure primarie, assistenza sanitaria a livello, consiste in un intervento, se vogliamo così tradurlo, a livello delle comunità capillare e globale, utilizza metodologie semplici, basate su evidenze a basso costo, comunque sostenibili dalla comunità. E se parliamo di cooperazione, ricordiamocelo anche questo, il problema della sostenibilità. La rilevanza della prevenzione e dell'educazione sanitaria richiede la partecipazione della popolazione. Cito solo adesso questo elemento, che è fondamentale se effettivamente noi ci facciamo empowerment della popolazione, perché per coinvolgerla, per gestire con loro i temi di cui ci occupiamo. Così, questi sono i vecchi obiettivi da raggiungere entro l'anno 2000, non ve li rileggo, ma sono molti tecnici, 50% dei bambini liberi da carie. Ecco, rispetto a questa visione, oggi, dalla cura dei denti alla salvaguardia del complesso craniofacciale, alla ricerca, al controllo dei fattori di rischio correlati, all'attenzione allo svantaggio sociale, quale determinante di ulteriore svantaggio nell'accesso alle cure odontoiatriche e nella promozione della salute orale. Voglio dire che oggi la visione tipo cooperativo internazionale di salute globale, dicevamo prima, è questo il salto, che poi è un salto di visione, poi magari si fanno le stesse cose, ma avendo in mente che lavori con altri, che non sei solo, per cui la progressione è tutta nell'aver lavorato insieme ad altri, aver cercato dei partner, nel muoversi insieme, nell'essere propositivi, nel lasciar fare, nel lasciar crescere, o almeno nel provarci.
Questo è il programma di salute orale, quello del 2003, che certamente conoscete, per ridurre l'impatto della malattia orale, promuovere stili di vita sani, sviluppare strutture odontoiatriche che migliorino in modo equo gli interventi di salute orale. C'è questo. Cioè, non pensiate che io nel parlare di impatto sociale non dimentichi l'accesso alle cure odontoiatriche, assolutamente. Stabilire politiche basate su una programmazione sanitaria di tipo trasversale, eccetera, eccetera. Per cui così questo schema ci fa vedere come sistema sanitario, attenzione ai fattori di rischio socioculturale di tipo ambientale, lavorino attraverso l'uso dei servizi odontoiatrici, attraverso il controllo dei rischi di generale, alimentazione, tabacco, alcol, per ottenere i risultati di un buono stato di salute orale. Questo, con questi input che servono, che sono le risorse finanziarie, che è un personale ben formato, che è investimento di tempo, di tutto, attraverso un processo che deve essere gestito, organizzato, e attraverso questi output, cioè queste prestazioni che portino a un outcome, a un risultato di buono stato di salute orale. Penso che tutto questo sia chiaro. Due quesiti e poi mi avvio verso la cooperazione. Patrizia forse riconosce questa foto perché è sua. Mi sono permesso di prenderla, perché esprime veramente quale cooperazione. Una cooperazione che deve essere evidentemente attenta a portare tecnologia e sviluppo sostenibile, a portarla però, a trovare il giusto equilibrio, alla sostenibilità. Io credo che questo è un interrogativo con il quale poi vi confrontate giornalmente. Io provo a fare quella cosa che non volevo dire prima, ma in realtà il neoliberismo ci ha fatto abbandonare a lungo una visione comprensiva della primary care e a inseguire una visione selettiva di cure primarie dettata fondamentalmente dai grandi potentati economici. Grandi investimenti, io per carità non ho nulla contro farmaci e vaccini, ci mancherebbe altro, contro, però se muoversi da estranei nei paesi in cui andiamo a cooperare, senza entrare nella cultura, senza promuovere sviluppo, può essere più negativo che positivo. Questo è il grande pericolo, grandissimo pericolo, spesso lo abbiamo visto. E quali contenuti sono nella cooperazione odontoiatrica? Ma io non entro nei contenuti, diciamo, odontoiatrici, perché sono totalmente laico rispetto al problema, però c'è il basic package of oral care, per cui c'è i trattamenti urgenti, la disponibilità di dentifrici al fluoro, le tecniche ART. Esiste un insieme di cose da fare, da poter fare, su cui intervenire. I contenuti in qualche modo esistono. Ma allora, all'interno di queste visioni, è possibile un accesso universale alle cure odontoiatriche? Se la Commissione Marmot ci ha detto che possiamo chiudere questo gap, closing the gap, in una generazione, ci possiamo credere? Dobbiamo andare in questa direzione? Abbiamo fiducia? È possibile cambiare l'ambiente fisico e sociale in modo favorevole alla salute orale, che non vuol dire snaturale quell'ambiente, ma vuol dire introdurre quegli elementi di educazione, di abitudini, di stile di vita, che siano compatibili con una buona salute orale. Io su queste domande vi do una risposta facendo vedere alcune foto e la mia storia, la mia esperienza di cooperazione. Vi porto due cose. Uno, ho insegnato 14 anni a Mogadiscio fino alla guerra civile. Un'università basata sullo studente, basata su problemi, basata sulla comunità.
l'università che faceva un medico per, con questi obiettivi, per cui io ho diretto il Dipartimento di Medicina di Comunità, che era il nostro ambulatorio, era assolutamente integrato nella comunità, i nostri infermieri assolutamente fieri di far parte della nostra visione di primary care, equità, volontà politica, partecipazione della comunità, intersettorialità, promozione della salute, uso di tecnologie appropriate a quel contesto. Ci abbiamo provato tanto, per tanti anni, i villaggi, la loro fierezza, sono cose che ti rubano il cuore, l'anima, il pensiero, il fascino di questi luoghi. Non dobbiamo innamorarci di questo fascino, dobbiamo avere la nostra missione dentro, lo sappiamo. Però fatemi ricordare, l'acqua così vitale, quest'acqua bevuta così, qui era una trincea per gli animali e quello era invece quello da bere a casa. E allora qualche tentativo, qui facemmo, questo era un campo profughi, c'erano dei sistemi di filtraggio dell'acqua, il pozzo, la relazione rituale col santone, delle cose straordinarie, i pozzi, il mare. Questa è Brava, straordinaria cittadina, pescatori, la terra con dei leoni, qui i leoni trovavano l'acqua nelle zone dove c'è il granito. Più che leoni io vedevo il bestiame, leoni non ce n'erano più in Somalia, però c'era parecchio bestiame, queste bellissime donne somale. I ricordi del passato, Gioare, il villaggio Duca degli Abruzzi, oggi Gioar è un luogo dove Shabab sono, insomma, gli emissari di Al-Qaeda sono molto presenti, non ci posso pensare. Lì c'erano le scimmiette, tra le scimmie metto sempre i miei figli, arrivati a questo punto. La tomba del Duca degli Abruzzi, tanta storia di cooperazione, il Duca degli Abruzzi lì ha fatto le piantagioni, ha fatto lo zucchero, ha fatto cose. È la nostra storia, non dobbiamo mai dimenticare che abbiamo una storia anche in questo, nella cooperazione di tipo generale, nella presenza dei profughi, la disperazione dei profughi, la povertà, il rito del Mingis, straordinario, la cultura dei nomadi, la bellezza di questo mondo nomadico, la storia, questa è in Egitto, questo che vedete sotto è il fiume Meljuba e sopra sono i faraoni che partono per la terra di Punt, che è la Somalia, a raccogliere la terra degli incensi, a prendere i profumi, ma a prendere le medicine fondamentali. E in questa università abbiamo perseguito la somalizzazione, la didattica block system, un curriculum orientato alla medicina di comunità. Nel 90 tutto è finito, la grande utopia della salute per tutti, formando personale qualificato, si è interrotta in una sanguinosa guerra civile. 6 anni dopo ad Addis Abeba ho rincontrato le persone del Corno d'Africa, c'erano anche i somali, e lì parlavamo, tra paesi in guerra, di come fare assistenza nei momenti transfrontalieri. In realtà vicino a quel tavolo tecnico c'era un tavolo politico e i paesi in guerra dialogavano con i loro ministri. Voglio dire che anche questo è cooperazione, è modo di far politica e noi lo sappiamo. Questa comunque è la politica più alta, poi invece c'è una politica più deleteria che secondo me ci compromette e va combattuta. Qui vi faccio, ecco, vi sottolineo il dottor Abdullahi, che è stato mio studente in Somalia, poi è stato qui, è diventato farmacologo in Italia, dottore di ricerca in sanità pubblica, un gioiello, il prodotto di quella cooperazione. Abdullahi è morto due anni fa, lui quando è morto era funzionario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. E questa è Zara, sua figlia, che mi scrive. Zara ha 21 anni, adesso si è diplomata a
preso il Bachelor of Science a Londra. E io vi sottolineo, non vi sto raccontando delle storie private, volevo solo leggervi questa frase: ci sono tantissime buone università qui in Inghilterra, ma essendo cittadina europea ho l'opportunità di studiare anche in Olanda e in Danimarca. Zara, la figlia di Abdullah, che era cittadino italiano, essendo stato a lungo in Italia. Zara è cittadina italiana, è cittadina d'Europa, è cittadina del mondo. Io credo che la rete delle persone, il senso della cooperazione è creare rapporti. E rispetto alle domande che mi sono fatto prima, la mia risposta è affermativa nella misura in cui riusciamo a essere capaci di legarci, di metterci in discussione e di camminare insieme come un'unica cultura e un'unica società. Vi ringrazio.